il palazzo baronale conserva ancora le testimonianze di un grande frantoio ipogeo delle dimensioni di 400 metri quadrati. Come per molti altri frantoi ipogei del Salento, anch'esso fu realizzato tra il XV e il XIX secolo. Il frantoio ipogeo è raggiungibile da un'antica scalinata. Essa, oramai consumata dall'usura del tempo, dà accesso al vano centrale, originariamente comprensivo di vasca e macine, e di un'area riservata alla spremitura, con i plinti dei torchi del tipo alla calabrese, i pozzi per la raccolta dell'olio e della morchia e le pile per la conservazione dell'olio stesso. Oggi rimane solo la traccia circolare della vasca sul terreno ed alcune antiche macine di pietra. Vi sono poi una serie di altri piccoli ambienti scavati nel banco roccioso e che si affacciano nell'area della vasca. Tra questi si possono notare la stalla con le varie mangiatoie destinate al riposo degli animali,